Bentornati a tutti gli amanti dell'uncinetto. Sono sempre io, Daniela di L'Arte si fa in quattro. Oggi vorrei continuare a parlare con voi di questa bellissima arte e insegnarvi i primi punti necessari per iniziare a eseguirla correttamente. Nel primo tutorial, dopo una breve introduzione sulle sue origini, ho parlato dell'uncinetto. Quale strumento necessario per la lavorazione? Disponibili in vari materiali e dimensioni, ovviamente dei filati più adatti da utilizzare. Dell'impugnatura, ovvero il modo più comune di tenere le mani, anche se non l'unico. Vi ho mostrato come fare il nodo iniziale. Ed infine ho spiegato come fare le catenelle. Se vi fa piacere vederlo, vi lascio qui sopra il link che potete trovare anche nella descrizione del video. È giunto il momento di iniziare. Siete pronti con il vostro uncinetto tra le mani a dare forma ad ogni punto? Bene, ma prima vi siete allenati a fare tantissime catenelle. Fare le catenelle vi aiuta a prendere dimestichezza con l'impugnatura fino a diventare un movimento quasi naturale. Cominciamo con il punto basso o maglia bassa. Ogni punto basso iniziale corrisponde ad una catenella, quindi comincio con il puntare l'uncinetto dentro alla seconda catenella. Punto. Prendo il filo, esco. Prendo il filo, chiudo. Come potete vedere, la prima catenella ha sostituito il primo punto basso. Ovviamente, gli occhi meno esperti non la vedono subito, ma con la pratica poi diventa tutto più semplice e comprensibile. Di nuovo, punto. Prendo il filo, esco. Prendo il filo, chiudo. Continuo sempre allo stesso modo. Ma vediamolo da più vicino. Punto, prendo il filo, esco, prendo il filo, chiudo. Lavorare sulle catenelle richiede sempre un po' di pazienza. Oserei dire che i primi 2-3 giri sono i più noiosi da eseguire. Poi con un po' di lavoro in mano si riesce anche a lavorare meglio. Ecco la prima fila di punti bassi. Bella, vero? Per la seconda fila è necessario girare il lavoro e portarlo tutto sulla sinistra, tenendo il filo sopra l'uncinetto. Come vi avevo spiegato all'inizio, il primo punto di ogni riga viene sostituito da una catenella. Ecco fatto. Ora posso iniziare a fare il punto basso successivo, puntando nella seconda catenella. E così via. Punto, prendo il filo, esco, prendo il filo, chiudo. Ma vediamolo frontalmente.
L'ultimo punto della fila è sempre il più difficile da fare perché la mano sinistra ha meno lavoro da trattenere. Con un po' di fatica, ma ce l'ho fatta. Pronte le prime due file di punti bassi. Ricordate, se volete eseguirne ancora, girate il lavoro e cominciate sempre con una catenella in sostituzione al primo punto basso. Questo punto si usa per una lavorazione più sostenuta. Sulle riviste specifiche, il punto basso o maglia bassa viene indicato con uno di questi simboli, con la dicitura P.B. oppure M.B. A questo punto vi spiego come fare anche il punto alto o maglia alta. A differenza del punto basso, quello alto a inizio della riga viene sostituito da due catenelle. 1 2 A questo punto dovrò puntare partendo dalla seconda catenella. Prendo il filo, punto, prendo il filo, esco. Sull'uncinetto si vedranno tre anelli. Prendo il filo, chiudo due anelli su tre. Prendo il filo e chiudo. Di nuovo. Prendo il filo, punto, prendo il filo, esco. Sempre tre anelli, prendo il filo, chiudo due anelli. Prendo il filo, chiudo. Il procedimento è sempre lo stesso per tutta la fila. Come potete vedere, rispetto al punto basso, quello alto è giustamente più alto in altezza e più morbido, meno sostenuto. Ma vediamolo da più vicino. Prendo il filo, punto, prendo il filo, esco. Prendo il filo, chiudo due anelli. Prendo il filo, chiudo. Per la seconda fila si procede sempre allo stesso modo, ossia due catenelle in sostituzione del primo punto alto e così via.
Sulle riviste, il punto alto o maglia alta viene indicato con questo simbolo, con la dicitura P.A. oppure M.A. Si vede a colpo d'occhio la differenza tra i due punti. Vi assicuro che entrambi sono facili da fare e con un po' di pazienza li farete senza problemi. Se vi fa piacere, iscrivetevi al nostro canale e, importantissimo, attivate la campanella per essere sempre avvisati dei nuovi video. Per ora è tutto e non mi resta che salutarvi, ma mi raccomando, rimanete ancora in nostra compagnia per vedere i tutorial dei prossimi punti e tanto altro. Ciao ciao!